troviamo nella collezione privata della famiglia Giuffrida, qui con il figlio Giuseppe. Buonasera. Giuseppe ha 22 anni ed è il figlio di Alfio, appassionato collezionista di carretti. Giuseppe, come è divenuta tua questa passione per i carretti? Diciamo che questa tradizione si tramanda ormai di padre in figlio. Il carretto veniva prima utilizzato solo come mezzo di lavoro. E mio nonno caricava il frumento per lavorare e si spostava per la Sicilia attraverso il carretto. In seguito è stato adoperato anche per il folklore siciliano e le varie feste tradizionali della nostra terra. Puoi descrivere le parti fondamentali del carretto, questi disegni, le sculture che ci sono? Da questa prospettiva, con le aste alzate, il carretto ci mostra il suo rotone dove il carrettiere posa gli strumenti di lavoro. Questa è la chiave del carretto, la chiave frontale, che serve ad unire, si chiama chiave appunto perché incastra le due aste. Le aste scolpite sia all'interno che all'esterno del carretto. Qui abbiamo la coffa. La coffa è una borsa che serve al cavallo per mangiare una volta che ha finito di lavorare, il cavallo si riposa e gli viene legata questa borsa, gli viene legata al collo, dentro si mette il mangiare del cavallo, crusca, avena, così può anche lui riposarsi e rifarsi dalle fatiche del lavoro. Nelle sponde, queste sono le sponde, all'interno ci sono i riquadri. La sponda è detta in siciliano masciddaro, da mascella in siciliano appunto. Il masciddaro è composto dai barruni, le barre che hanno la testa dei paladini. E in mezzo sono divise dai cintuni. I cintuni è il pezzo in ferro che divide appunto il masciddaro. Poi abbiamo le ruote anche scolpite nei minimi dettagli con aquile e personaggi tipici della nostra storia. Se ci spostiamo da questo lato possiamo notare il cosiddetto porterdo, che è la parte posteriore del carretto legato con una corda ai barruni, in quanto serviva a caricare e scaricare la merce o quello che il carrettiere doveva utilizzare per lavorare, e quindi serviva a aprire questa parte del carretto. Non è fisso come masciddari, ma è legato appunto con questa corda. Qui troviamo un altro pezzo forte del carretto, che è la chiave posteriore. La chiave posteriore congiunge sempre le aste a fine corsa praticamente, ed è un pezzo forte perché solitamente è il pezzo del carretto con una scultura molto particolare e importante in legno, e racconta anche in questo caso Orlando con Angelica che passa il campo di Agricane. Tuo nonno era carrettiere, Giuseppe, tuo zio e tuo padre portano avanti da tanti anni questa tradizione di famiglia appunto dei carretti. Tu l'hai fatta propria e hai anche un progetto, qual è? Sì, il nostro progetto, il progetto della famiglia Giuffrida, è quello di promuovere il carretto siciliano non solo a livello regionale ma un po' in tutto il mondo. Innanzitutto stiamo cercando di realizzare nel nostro paese un museo del carretto con un angolo anche dedicato all'artigiano, il carrettiere, con il quale assembla i vari elementi del carretto. In seguito stiamo cercando di promuoverlo offrendo il nostro servizio, che è quello del folklore attraverso i musici, i cantori, l'equipaggio del carretto e l'esposizione dei carretti più antichi, storici, che acquistano valore appunto dalla loro pittura realizzata dal maestro Di Mauro. A tal proposito abbiamo ad esempio appena fatto una mostra a Firenze alla Fiera dell'Artigianato, dove esponiamo uno dei nostri carretti più importanti, bardato con i finimenti che possiamo anche vedere qui. Abbiamo appena levato i finimenti dei cavalli appena è finita la festa, e solo in questo modo, mostrando alle persone cos'è il carretto siciliano, di cos'è composto e qual è la nostra tradizione, si può promuovere quello che è alla fine il profumo, i colori, gli odori della nostra terra, della Sicilia.